Da ora in poi ti concedo la libertà. In cambio dovrai obbedire ad ogni mia richiesta. Sì, signora. Questo è Will, un ragazzo molto intelligente in grado di saper rendere felici gli altri. Will non aveva una famiglia, ma considerava come tale la gente del villaggio perché tutti condividevano e si aiutavano a vicenda. Anche se era giovane, Will non voleva dipendere da nessuno. Il ragazzo si guadagnava i soldi inventando storie interessanti e andando per locande a raccontarle ai commensali mentre mangiavano. Nonostante ciò, Will si sentiva sempre in pena ogni volta che vedeva gli altri bambini felici con i propri genitori o con i fratelli e le sorelle. Un giorno il ragazzo andò nella foresta in cerca di ispirazione per nuove storie e incontrò una strana ragazza. Ogni volta che Will girava la testa per guardare, la timida bambina giocava a nascondersi. «Va tutto bene! Non ti farò del male! Sono Will, un cantastorie!» Così, per tranquillizzare la bambina, Will iniziò a raccontare di sé. «Perché non dice niente? Perché sei qui sola? Dove sono i tuoi genitori?» «Non hai genitori!» «Sei così piccola! Non sei al sicuro qui! Ora ti porto al villaggio!» «Non ti piacciono gli abitanti del villaggio? Hai una casa?» «Beh, almeno ce l'hai una casa. Prendi queste monete. Forse ne avrai bisogno.» «Che ne dici di diventare fratello e sorella? Non so come ti chiami, quindi ti chiamerò Eva.» «Questo ramo ci aiuterà a parlare tra di noi. Se vuoi trovarmi, metti il cappello. Adesso mia nonna mi sta chiamando. Ci rivedremo!» «Ci vediamo presto!» E fu così che ogni mattina Will si recò nella foresta per ritrovare il luogo dove aveva incontrato Eva per la prima volta. A poco i due divennero uniti come veri fratelli. «Stai bene?» «Sì, tranquilla. Sento la tua voce dentro la mia mente. Come hai fatto?» «Sono lo spirito della safora japonica. Si dice che abbia 1000 anni, ma in realtà la mia memoria è proprio come quella di una bambina. Questo è l'unico modo in cui posso comunicare con gli umani.» «Come potrei avere paura di una sorella così speciale? Forse un giorno mi ispirerai per una nuova storia.» «Lascia che ti porti in un posto. Mia nonna ti amerà sicuramente.» «Sarà molto felice di avere una nipote così bella.» «Ci sono tante cose strane in questo posto.» «È tutto di mia nonna. È stata lei a mettermi al mondo.» «Lei è...» «È una strega, come quella delle tue storie. Non ti preoccupare, è molto gentile con me.» «Questa è mia nonna.» «Buon pomeriggio, signora. Sono un amico di Eva.» «Ben fatto! Dopo tanti anni di ricerca sulla medicina antietà, ho finalmente trovato l'ultimo ingrediente mancante! Te l'ho detto che era davvero la decisione giusta! L'hai portato qui al momento giusto! In futuro portami altri bambini! Ti ricompenserò in maniera adeguata! Seguimi! Sei la medicina di cui ho bisogno!» «Cosa vuoi fare?» «Mascalzone! Cosa stai aspettando? Prendilo!» «Corri! Chiederò ai miei amici di portarti indietro sano e salvo!» «Voleva farmi del male!» «Mi dispiace! Non sapevo davvero che l'avrebbe fatto! Corri, Will!» «Lasciami andare! Ti ho cresciuto per così tanto e ora mi tradisci!» Con l'aiuto di Eva, Will trovò facilmente una via d'uscita dalla foresta. Da quel giorno non cercò più Eva, ma sentiva sempre dentro di sé una sorta di disagio. Non sapeva se continuare a fidarsi di Eva o no. Così come non sapeva perché, nonostante Eva lavorasse per la strega, l'aveva comunque lasciato andare. «Cosa devo fare?» Dopo qualche giorno ci furono delle sparizioni nel villaggio.
Mio figlio è scomparso! Anche mia figlia! Avete visto mio figlio da qualche parte? Will, i bambini sono qui! Ti ho chiamato ma non c'eri da nessuna parte! C'è un modo per salvare i bambini! Forse il fuoco sarà utile! Ehi tutti, so dove sono i bambini! Andiamo, affrettatevi a salvarli, sono in pericolo! Ricordatevi di portare le torce! Ecco, ci siamo! Cosa sta succedendo? Qualcuno ha detto che mio figlio è stato rapito ed è qui! Anche mia figlia! Non c'è nessuno qui! Entrate e date un'occhiata! Will, che cos'è questo? Di a tutti di guardare in alto, poi brucia la porta! Lì su! C'è una bambina dietro la porta! Mia figlia! Ma la strega a quel punto fu più veloce. Lanciò degli incantesimi che fecero sparire le persone da casa sua. Fortunatamente nessuno si ferì. Ti ho allevata per tutti questi anni e tu ora osi tradirmi! Credi che non possa punirti? Tornerò dopo essermi occupata di questa bambina! Mia figlia! Mia figlia! Salverò la bambina! Stai attenta, Eva! Traditrice! Stai cercando di fermarmi? Lasciami andare! La strega cercò allora di respingere le braccia di Eva per liberarsi. Puoi farcela, Eva! Forza, puoi farcela, Eva! Puoi farcela! Eva! Eva! Se uscirò da questo posto, mi vendicherò! Tutti voi non avrete mai un lieto fine! Basta, Eva, fermati! No, non posso! Farà del male a tutti! Sei ancora qui! Non dobbiamo preoccuparci! No! Non basto! Soltanto io! Eva, cosa stai facendo? Per favore, fermati! Questo è l'unico modo per garantire la sicurezza di tutti! Per favore, fermati! Non lasciarmi da solo! Will, è stato un grande onore conoscerti e diventare tua sorella! Spero che il regalo che ho lasciato ti aiuti a continuare il tuo viaggio, la tua passione! Adoro le tue storie! Ti prometto che creeremo nuove storie insieme! E da allora, la gente non dovette più preoccuparsi della minaccia della strega cattiva. Qualche anno dopo, Will divenne un cantastorie di talento e famoso. E tutti i ricordi di Will vennero conservati in questo libro. Forse questa è la mia ultima storia. Lascerò le prossime storie alle generazioni successive. Che le fiabe dei Grimm non finiscano mai. Ci incontriamo di nuovo! Eva!